E stiamo preparando la torta per i nonni della nostra Gaia. Siamo arrivati nelle campagne. Questo è un villaggio moldavo, un tipico villaggio moldavo. Vedete che è un posto molto semplice, ogni villaggetto ha il suo pozzo, si tira giù l'acqua col secchio, o meglio si tira su l'acqua col secchio, è acqua potabile questa. Ragazzi, sta iniziando un altro viaggio pericoloso perché ci spettano 7 ore di macchina e alla guida c'è Giovanni. Giovanni. Un saluto, buon viaggio a tutti, buon viaggio a Lana, la gallina, buon viaggio alle nostre dottoresse. E c'è anche il vigile Basile, pronto a fare i video. In Romania, anche in Romania esiste il caffè espresso buono. Siamo dentro a uno dei centri, diciamo, della Romania specializzati in Pecton oggi. Questa è una struttura in Pecton, la riabilitazione estrema della bocca su 6-8 impianti dentali più complessa che esiste al mondo. La non plus ultra della riabilitativa in odontoiatria che prevede diversi passaggi. Si parte prima da una simulazione in cera della struttura che viene poi per effetto del computer realizzata che viene poi realizzata in Pecton, e sul Pecton vengono poi forgiate le simulazioni dei denti in ceramica. Si vede che i denti hanno una forma identica a quella dei denti naturali e successivamente sopra viene simulata la gengiva. La gengiva che serve a ricostruire i tessuti andati persi oltre i denti, ovvero l'osso e le gengive. Ciao. Buondì, sto guardando radiografie oggi. Poi dobbiamo raccogliere tutta una serie di fotografie con l'Anna. Vedi, questo è il classico paziente che non ha senso che fa turismo dentale per due punti. Punti fatti male, devitalizzazione andata male, quando qua avrebbero tranquillamente potuto mettere due impianti dentali. Preventivo al paziente. Dieci pazienti prima e dopo che devo presentare al corso di Francoforte. 10 casi aggiungili, mettimi in foto extraorali e se possibile le intraorali di fronte, come se nel sorriso, così con e senza i denti. Pesce risuscitato. Era morto 2 minuti fa. E guardalo qua. Buongiorno. Sono nel costume tradizionale moldavo perché oggi mi andava così.
tutto qua. È bellino, eh? Tra poco saremo vestite tutte così. Bella, bella. Grazie. A quanto c'è la pressione? Adesso? A 159 sulla 98. Ha preso la pastiglia per la pressione, quindi che facciamo? Aspettiamo un po', 10 minuti. Rischia l'infarto se lo operiamo così. Sì, aspettiamo che giriamo di nuovo. Lei viene a trovare i nonni solamente due volte all'anno. Comunque è pronto, abbiamo anche la bottiglia di spumantino, di rosé. Mi stava impigliando nel tergicristallo della macchina. Questa è la classica, la tipica casa moldava, ecco qua. Quelle dei villaggetti, sono tutte colorate così. Io sto dietro. Muzia treasche! Muzia treasche! Muzia! Vuol dire tanti auguri. Muzia treasche, la Muzia. Io metto le note e non le capisco. Scrivetele chiaramente. Io più chiaramente di così, cavolo. Dire più persone a fare il muro peggio. Sì, ci sarà troppa confusione, non sì. Ci capiremo. Io dopo il lavoro stacco il telefono, non mi possono trovare. Posso parlare così quando me lo dice. Guarda che lo sta provando ad ammazzare. Cioè lui Gushkan, lui si chiama Gushkan, Gushkan. Che in moldavo vuol dire topolone. Sta provando ad ammazzare Surishao. Come si chiama? Surishao, che vuol dire topolino. Ok. E lui sta rischiando la vita. Ora forse abbiamo capito perché. Era una settimana che non bevevano. Perché questo funziona solo se lo premi. Se premi esce acqua. Ora infatti hanno provato a premere ed esce acqua. Poveri topi, lasciali liberi. Cosa stai facendo, Anna? Allora, sto facendo il prima e il dopo. Per far capire come stavano prima e adesso. E basta. Italiano. Molto bravo, sto diventando molto bravo. Molto bravo, sto diventando molto bravo in italiana. In italiano.